Dove eravamo rimasti? Allora, siamo qui di nuovo su Jurassic World Evolution per andare un po' avanti, vedere un po' di più di questo gioco che vi è piaciuto tantissimo. Non avrei mai immaginato che avrebbe suscitato un tale entusiasmo, ma meno male, per cui abbiamo parecchio materiale su cui affondare i denti. Allora, io direi di procedere senza grossi preamboli, poi faremo le valutazioni del caso verso fine video. Intanto abbiamo da costruire questo Ranger Station. E arrivare a un 70% di genoma. Allora, vi anticipo intanto che, viste le grandi richieste, prima o poi partirà il tanto atteso Fight Club con i dinosauri. Non so bene quando, come o perché, ma vi prometto che arriverà, tipo campagna elettorale. Allora, intanto cerchiamo di capire dove si può mettere sta cosa. La Ranger Station. Ho capito che è obstructed. Però, ok, questo dovrebbe... Se riusciamo, porca miseria, sta cosa del. Ok, Ranger Station incamerata. Percorso è facilotto. Ok, bene. Dunque, qui dice una grande varietà. Diceva un tempo. Quindi, allora, la Ranger Station sta andando. Dobbiamo ricercare il Hukun Parasite, ovvero il parassita verme, non si sa bene che cosa, e incubare un triceratopo. Allora io partirei con, intanto, una... Ah, ecco, qua è la nostra mappetta. La mappa dell'energia, che... La base da cui origina tutto. Oh, ecco. Output 60, ovvero produce 60 di energia e non utilizzato abbiamo 8, quindi tra un po' bisognerà per forza migliorarla. Bene, allora io direi di andare in giro per il mondo a ricercare nuove cose. Tipo, ecco, il triceratopo, qua facciamo altre cose. Bene, dunque, Lookworm era da queste parti. Ricerca genetica. Era questo? No. Vabbè, però potremmo anche, visto che migliora l'attacco e la difesa, forza, andiamo di ricerca anche qui. E a sto punto io andrei a vedere un attimino come butta qui. Il triceratopo, che livello ce l'abbiamo? 54. Hai voglia ancora. Dunque, Research Center. Questa è la Creation Lab, Fossil Center, Research Center. Vediamo le ricerche disponibili. Diciamo che è un gioco che dovremo, gioco forza, imparare un po' insieme. Perché c'è una marea di roba da vedere. Allora, qui non ci sono cose da vedere. Qua ci sono fossili vari. Qui non abbiamo questo famoso hookworm. Ancora non mi esce fuori l'hookworm. Allora, vediamo che altro c'è. Trattamento medico. Oh, eccolo, Hukun Parasite. Dunque, questo è un trattamento antiparassitico per il sistema digestivo dei dinosauri. Non hai abbastanza squadre di ricerca disponibili. Vabbè, non si può mettere in fila. No, devo attendere. Vabbè, comunque, intanto lo sappiamo. Per cui, io direi che potremmo... Tipo ricercare lo lo strutio mimus. Bene. Estrai DNA. 30 secondi e ci siamo. Qui 5.000 li buttiamo per migliorare la ricerca. Ok. Bene. Io a questo punto vorrei vedere un attimo le missioni. Dunque, vabbè, qua non abbiamo ancora niente. Io vorrei andare a vedere se posso chiedere un contratto ad altre... Ecco, richiedi un nuovo contratto. Vorrei avere a che fare con altre divisioni. Allora. Taking that contract was the smart choice. You've proved that. Thanks. Bene, la tipa è contenta. Abbiamo. No matter what Oh! anyone else says, science is what makes or breaks us. Admittedly, sometimes both. But on Isla Matanceros. You are making us and yourself look good, and that's worth a reward. Dunque,
Io vorrei fare un po' di security contract. Vediamo un po' la sicurezza com'è. Intanto qua estraiamo il DNA perché è di altissimo livello. This is Lambert, head of security. Yours, theirs, and mine. Welcome to the islands. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors. Because these animals have potential as combatants. Look, everyone's fair object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Allora, in pratica lui ha un approccio molto diverso dalla sua collega dottoressa, ovvero che vuole stimolare gli istinti primordiali dei dinosauri per fare in modo che possano in qualche modo sviluppare naturalmente la propria psicologia, fermo restando che anche lui dice ho timore di quello che potrebbe eventualmente succedere perché vanno tenuti sotto controllo. Quindi estrae il DNA del nuovo DNA. Per migliorare il genoma ad almeno il 50%, quindi un nuovo dinosauro. Vabbè, si può fare. I'm Owen Grady. Owen to my friends. I've seen things I'd rather not talk about, but it hasn't dampened my commitment to the dinosaurs. The raptors more generally, and me and Blue specifically. We have a special relationship, like what I have with Claire. Less complicated. Anyway, nice to meet you. Vabbè, ha fatto la sua apparizione. Dunque, questo è un fossile. This is where it starts. Get this part right, and then we can talk about the rest. Oh, Ceratosaurus. Bene. Allora, intanto questo lo vendiamo perché non ha DNA. Bottom line, I couldn't have done it any better. Thanks. Abbiamo già sbloccato la missione con il gruppo di sicurezza. Dunque, allora, io a questo punto andrei sulla ricerca del Hookworm Parasite, visto che adesso dovremmo avere la squadra libera. Allora, usciamo da tutto. Dunque, il triceratopo al 70 dovremmo averlo adesso, volendo. No, 56. Quanto ci modifica genoma? Vediamo che se può fare. Allora, qui è... No, qua sono test genetici. No, ancora non si può fare. Allora, intanto abbiamo ricercato l'hookworm. E tocca mi sa andare ancora in giro, perché il mondo è grande e richiede altri approfondimenti. Allora, qua c'è un po' di tutto. Questo Ceratosaurus, diciamo che ci sono luoghi di scavo un po' ovunque. Vabbè, andiamo qua dove il triceratopo sembra sia particolarmente presente come tracce di DNA. Io andrei a costruire qualcosa. Tanto cerchiamo un po' di qualche contrattino anche con un nuovo, tipo quello di entertainment. Richiede un nuovo contratto. Entertainment. Oh. Hey, I'm Isaac. I've been hearing good things about you. I'm in charge of the entertainment division here. What good is the world's greatest show if no one sees it? Don't answer. That's rhetorical and painfully obvious. What I'm saying is that we need people in our parks. Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement and opportunities. Vabbè, lui vuole che apriamo il parco e che guadagniamo $25,000 al minuto, perché è il suo lavoro, fondamentalmente è quello. Accettiamo. Allora, soldi, 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 però bisogna aprire. Questo implica che sia necessario, prima di tutto, aprire. E noi cercheremo di farlo, tra 2 minuti è finita questa ricerca. Qui non abbiamo più fossili. La ricerca generale cos'è che ci permette? Miglioramenti delle costruzioni. Oh, dunque, abbiamo la possibilità di migliorare le squadre di contenimento. Qui migliorare la velocità di ricarica delle squadre di trasporto con i tranquillanti. E qui un'ulteriore squadra di un ulteriore turno. There is a new job available and I know just the person to do it.
Allora, usa la telecamera dei Ranger per fotografare. Per fare una foto che includa almeno due triceratopi. Va bene. Perché no? Non ho idea di come si faccia, ma facciamolo. Allora. Ma io ne ho uno solo per il momento. Allora, iniziamo a costruire un po'. Tipo. Emergency. Hotel! Oh, lo facciamo un bel hotel. Dove lo facciamo l'hotel, tra l'altro? Facciamo zona. Piccolo hotel da queste parti. Ecco, possiamo. Però è scollegato dalla centrale elettrica. Allora, io direi. Dunque, ma se io volessi, tipo, questa è una piccola centrale elettrica che garantisce una scarsa quantità. Esiste un potenziamento? Power is something we simply cannot ignore when it comes to our operations. Without power, we don't have any power. Vabbè, ti ha detto fondamentalmente che l'energia e l'elettricità è necessaria. Servono per dare energia all'isola e distribuiscono energia alle strutture circostanti e che trasportano l'energia attraverso questi piloni. Bene, e se io volessi migliorarla? Serve la ricerca, va bene. Quindi, non ho utilizzato 8. Non ho utilizzato 8. Allora, diciamo che bisogna. Oh, aspettate, hanno trovato i fossili. Dunque, triceratopo 1, estrae DNA. Triceratopo 1, estrae DNA. E questo si può vendere perché non hanno trovato nulla. Vabbè, allora, qui ci sono le squadre al lavoro. Mandiamone un'altra a lavorare. Questa ce la siamo ripagata con la cosa di prima. Benissimo. Dunque, a questo punto io direi che potremmo cercare di lavorare un po' sull'ampliamento. Fermo restando che a breve scatterà, come vi dicevo, il Fight Club. Allora, io farei un'altra centrale. Quantomeno per stare un po' più tranquilli. Ma quanto è grande quest'isola? Io fin dove. Qui è il confine. Ne potremmo mettere una tipo qua. Costa mezzo milione di dollari. Che bello. So che non è proprio necessarissima per il momento. Però preferisco avere una. Dunque, i piloni facciamo. Scusate, pilone o sottostazione? Ecco, facciamo così. Ok. Almeno ci siamo fatti una. Qua il confine. Ma io devo ricollegarla alla cosa centrale? Mi viene questo dubbio. Sì. Ok. Così abbiamo due stazioni. Dunque, all'isola servono cose più divertenti. Vabbè, adesso lo facciamo. Qua è la zona profitti. Là. Tanto fermi tutti che ci serve una strada. Dunque, ci serve una strada e noi la facciamo. Facciamo così. Bene. Così abbiamo fatto un po' di spazio per un hotel. Adesso lo facciamo. Io ho bisogno di costruire un po' più di cose. Allora, ospiti, 750. Non abbiamo i soldi. Bene, questo è Gift Shop, il negozio di souvenir. Allora, lo mettiamo da sta parte. Che mi sembra all'angolo ci piace. All'angolo ci piace, bene. E questo l'abbiamo fatto. Poi io
Io credo che a questo punto si sia pronti per fare il triceratopo da 70, 69, ma porca di quella miseria. Ci manca un po' allora, poco, un fossile abbiamo fatto. Fossil Center, vediamo i fossili. Oh, ce l'abbiamo. Estrae DNA. Estrae DNA, stiamo per finire i soldi. Evviva, evviva. Qua, che cosa c'è di nuovo? Via di ricerca. Dunque, potremmo sviluppare. Vabbè, io non ho più soldi. Perché mi metto a sviluppare? Niente sviluppo. Non ho una lira. No, vi prego. Qua c'è il riflesso della luce. Non so se avete notato la meraviglia che si riflette. Cioè, che chicca è questa? Intanto vedo che inizia a esserci gente, eh? I gemelli dottori, l'ammasso di gente che si mischia l'una con l'altra. Bene, ci piace. Allora, qui cosa c'è? Expedition Center, gift shop, ce l'abbiamo in funzione. Che posso fare? Lunchbox, vendi per 6. Ah, posso scegliere che cosa vendere. Vabbè, ma vendiamo gli occhiali notturni. Ma una cosa sola posso vendere alla volta. Ecco, oh, la filosofia di vendita divertente. Staff, prendiamone 2. Vendi per 7. Ok. Mi sembra un buon modo. Allora, io vorrei vedere il nostro consumo elettrico. Oh, 60 inutilizzati. Quindi qua avremo la possibilità di sfruttare tutta quella zona lì. Qua potere non utilizzato 4. Per cui sta finendo. Bene. Fa piacere. Vabbè, a questo punto noi dovremmo cercare di mettere in funzione questa. Perché voglio dire, il fatto che non stia funzionando. Perché non sta funzionando per adesso? Non è molto chiaro perché non stia funzionando. Allora, pilone, sottostazione. Allora, ma è collegato? Non sembra essere collegato. Facciamo una cosa di questo tipo, Non si capisce il motivo per cui non stia partendo a produrre. Vabbè, lo capiremo andando avanti, Intanto abbiamo... incubiamo 77. Oh, incuba. Beh, ce l'abbiamo fatta. Così posso fare la foto. Il triceratopo è fatto qua e va bene. Riserve 7 su 10. Bene. Qua sta sviluppando ai voglia ancora. Ranger team, aggiungi compito. Mettere nuovo cibo, medicare i dinosauri, guarire i dinosauri, aggiustare le strutture. Ok, quindi qua. Dunque seleziona. Ah, ok, vabbè, per adesso non ci interessa. Poi Ranger Team 1. Potenziamenti, skin, vabbè, qui non ci interessa. Ok. Vabbè, dobbiamo semplicemente metterci comodi e attendere. Intanto io però farei qualcosina per i guest. Un fast food, ecco, lo facciamo un bel fast food. Facciamo diventare un posto comune al mondo. Mettiamo il fast food qua, vicino alla nostra nuova centrale elettrica, così che la gente possa mangiarsi delle cose meravigliosamente piene di energia. Ecco. Sì, dai. Se dovrà attivare sta cosa. Ci siamo? 95, dai, che ci siamo.
Ci siamo? Sì, liberalo! Un esemplare rarissimo di triceratopo questo qua. Bene! Dunque... dobbiamo curarlo. Perché dobbiamo curarlo? Vabbè, R. È in salute. Qual è il problema? You got a sick dinosaur on your hands. It's time to treat it. Or what comes next? That's gonna be on your hands as well. Allora, fermi un attimo. Ah, questo è malato. Allora, R. Ranger team, aggiungi compito. Vai a medicare. Request acknowledged. Arrivano? Potrei guidarlo anch'io, mi sa. Sì, ma per adesso diciamo che facciamo gli affaracci nostri per ora, eh? Adesso osserviamo, poi magari ci dedicheremo anche a... Security isn't always clean or easy, but it is always necessary. So look this contract over. Questo contratto prevede di fare $300,000 dalla vendita di oggetti trovati durante le spedizioni. Perché no? Each new discovery furthers our understanding. It's valuable work. Take it. Forza, forza! Che la vitalità sta scendendo da livelli preoccupanti. Su. Ma per fare la foto io che cosa devo fare? Ho completato qualcosa. I've done it. We are on the path to a pure strain dinosaur. This will definitely shift the paradigm. I can't ignore this accomplishment. Oh, with your help, obviously. That goes without saying. But under my direction. I think we make a good team. Let's do this again. I'll let you know when. I've witnessed Dr. Dua flail and fail before. Now with you, she believes she is on her way. Does she really think she can accomplish what I have not? Vabbè, Wu sta palesemente rosicando, mentre lei è contenta dei progressi fatti. Va bene, allora, io devo assolutamente andare avanti, però. Ah, ma è già stato curato. Bene, io se volessi fare una foto... Ci fate capire questa cosa della foto? Perché non è minimamente chiara. La camera, vabbè, questo lo capirò. Lo capirò poi. Dunque, spedizioni. Stazione di controllo. Spedizioni. Potremmo mandare qualcuno qua, ecco. Brontosaurus. Non abbiamo niente da poter vendere, ma proprio il nulla cosmico. Però i soldi sono saliti a un milioncino. Allora, telecamera. Se io volessi scattare una bella fotina a loro due, non c'è. Se non ci spiegano come, comunque è veramente complicato. Nel senso che io vorrei tanto capire che cosa devo fare, ma vabbè, il discorso delle foto non è minimamente chiaro, per cui mi arrendo. Allora, detto ciò, io direi che potremmo vedere un po' che cosa si può fare. Dunque, i soldi stanno salendo. Però diciamo che c'è ancora parecchio lavoro da fare, perché se qua non riusciamo ad attivare, o quantomeno a far utilizzare questa qui, abbiamo un problema. Il fast food, ecco, il fast food sta funzionando. Vendiamo dei Dino Bites. Ma vendiamo il Dino Dish, che almeno se fanno più soldi. E lo vendiamo a 6.
insomma, se venite qua. La filosofia è cibo. Non ci sono. Ma se noi non facciamo però l'hotel, mi è un po' preoccupante. E io direi che potremmo chiudere oggi l'episodio costruendo proprio un hotel. Se riusciamo a capire. Ecco, mettiamolo qua. Un bellissimo hotel. Ovviamente è ostruito da una marea di cose che non servono, che adesso andiamo a demolire. Bene. Perché tutti queste meravigliose, questi meravigliosi piloni che ho costruito non servono a niente messi in questo modo, ma proprio a niente. Per cui li leviamo, così che non si accollino. Dunque, la sottostazione... Sì, levo tutto, così poi posso rifare come si deve. Bene. Allora, adesso che abbiamo fatto tutto, possiamo finalmente collegare a qualcosa. Dunque, mettiamoci a lavorare sui cavi. Ok, ci siamo. Ho fatto una sottostazione, che è quella che garantisce l'afflusso di energia. E i tralicci, insomma, di elettricità, in maniera tale che si possa trasportare. Intanto c'è una bufera, per cui sono molto contento. Qui è il punto d'arrivo. Sta aumentando un po' il valore, però appunto c'è parecchio lavoro da fare ancora. Io direi a questo punto, vediamo un po' che cosa è arrivato. È arrivato questo. Estrae DNA. Estrae DNA. Così la prossima volta andremo finalmente, mi viene da dire, di carnivori. Perché qua, finché ci stanno, è tutto molto bello il fatto di avere gli erbivori. Ma con gli erbivori non è che ci si fa già veramente granché. Potremmo mettere un ceratodauro, ma credo che non sia il caso di inserirlo qui in mezzo, proprio in questo particolare momento. Anzi, dovremmo magari ipotizzare di fare dei ecco, tipo qua, no? Non posso trampizzare tutto? No, per adesso no. Devo capire bene come funziona questo aspetto, perché devo fare cioè vorrei fare una zona in cui entrano tutti e poi delle gabbie laterali in cui distribuirli man mano e in base a quello che è il loro tipo, perché se facciamo i carnivori qui in mezzo, ho la vaga sensazione che quelli che ci sono non ci saranno più, e con quello che costano vorrei evitare drammi psicologici. Per cui, ragazzi, a questo punto direi che per adesso possiamo fermarci. Fatemi sapere un po' che impressione vi sta facendo il gioco per adesso. Io credo appunto che prima di decidere se fare una serie, quanto farla lunga, eccetera eccetera, almeno un altro episodio, cioè almeno dobbiamo fare un carnivoro per farci un'idea di base di quello che è il gioco. Senza il carnivoro non è Jurassic Park. L'obiettivo chiaramente sarà quello di fare un T-Rex, prima o poi lo avremo. Intanto facciamo un bel hotel, e per cui, ragazzi, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.